Innanzitutto mi presento, io sono Domenico Furgiuele, sono un deputato della Lega, ma sono calabrese, sono un dirigente del partito, anche del nuovo partito sul quale farò pure un breve passaggio. Cercherò di essere breve, comunque, perché parlare di quella che è stata la nostra esperienza degli ultimi, anzi dei primi 5 anni di Lega al Sud, ricorrerebbe un libro, diciamo, e forse ci potrebbe aiutare Pietrangelo a scriverlo un giorno, non sappiamo. Però parto dalla consapevolezza che probabilmente non tutte le esperienze in ambito regionale e meridionale sono partite dallo stesso punto. Io parlo per me, parlo per la Calabria, faccio parte di un gruppo che è cresciuto in un'area nazional popolare, ho fatto la mia prima tessera da adolescente all'età di 15 anni del Fronte Nazionale con Adriano Tilger. Abbiamo fatto un percorso che nell'arco del tempo ci ha portato ad una formazione ben delineata. A un certo punto della nostra vita, mentre sui nostri territori, insomma, si alternavano le classi dirigenti di centrodestra, di centrosinistra, di centro, di qualsiasi tipo di colore, ci siamo resi conto che coloro che hanno governato e hanno avuto in mano la possibilità di gestire una regione stupenda, benedetta dalla natura, ma maledetta evidentemente dalla classe dirigente, e non mi voglio ripetere, da qualche altra cosa, evidentemente aveva tradito. Allora, semplicemente delle persone normali, uomini e donne, libere, di buona volontà e di buoni propositi, si sono messi insieme. E alla vigilia del 2014, con un Matteo Salvini che era stato nominato, anzi era stato eletto segretario federale nel dicembre, il 17 dicembre del 2013, decisero di mandare semplicemente una semplice lettera alla Lega Nord, non a Salvini, alla Lega Nord. Ci arrivò una telefonata nel mese di gennaio da parte dello stesso segretario federale, e venne sul nostro territorio l'allora senatore Raffaele Volpi, attuale sottosegretario alla difesa. Da lì nacque tutto, un percorso naturale che ovviamente non fu semplice, ma che per noi era un percorso che doveva andare in quella direzione, un percorso diverso che andava a rivestire e ad individuare tutte quelle che erano le esigenze dell'idea sulla quale noi avevamo fondato la nostra preparazione. Noi pensavamo, e in questo ci hanno aiutato diversi esponenti della cultura tra virgolette nazional popolare, perché voi lo sapete che esistono diversi think tank di cui non faccio nomi, che però già all'epoca ci portavano come riferimento di una determinata area tradizionale, non più coloro che avevano gestito quell'ambito fino al 2013, ma questo astro nascente, questo segretario federale di questo soggetto politico che stava rinascendo. E allora il nome era quello di Matteo Salvini. Matteo Salvini venne in Calabria, stiamo parlando del 5 maggio 2014, perché in quel periodo c'era il tour del Basta Euro, venne lui, venne il professore Claudio Borghi Aquilini, all'epoca solo professore della Cattolica di Milano, non era niente, il senatore Volpi, un deputato siciliano, e abbiamo intrapreso un percorso. All'epoca la Lega era attestata al 3,8% in ambito nazionale e allo 0,22% in ambito regionale. Per noi è stato molto difficile, perché potete immaginare le contestazioni. Le domande come quelle che ci ha fatto prima Dario, no? Nella sua presentazione, sono domande che ancora oggi sentiamo. Immaginate allora. Allora, abbiamo fatto un percorso che si è diviso fondamentalmente in 4 tappe. La prima era è stata quella di presentarci direttamente con la sigla Lega Nord, direttamente alle europee del 2014. In quel periodo ci siamo presentati, è stato molto difficile, e ci attestammo con il nostro candidato calabrese al 3° posto nell'intera circoscrizione meridionale. La seconda fase fu nel dicembre del 2014, non lo dimentico, il 19 dicembre del 2014, presso la sala del Mappamondo, qui alla Camera, fondammo noi con Salvini. La scena fu quasi tragicomica, perché dalla Calabria eravamo saliti 4 persone, tutte di quel tipo di estrazione, che non conoscevano quale sarebbe stato il simbolo che da quel momento in poi sarebbe diventata la nostra casa, il nostro punto di riferimento. E quando quel simbolo fu scoperto, uscì fuori una piccola patacca giallo-blu che, più che a un simbolo di partito
ha un simbolo storico di riferimento, somigliava al bollino della banana Chiquita. Allora immaginate voi, noi quattro ci siamo guardati, mi ho detto scusate ma passiamo dai nostri simboli, la storia europea millenaria alla banana Chiquita. Ebbene, quel 19 dicembre del 2014 ritornammo sui nostri territori in Calabria, in quattro, rimanemmo in due. Ma la tenacia, la consapevolezza della necessità di perorare necessariamente quella via, perché secondo noi era la via giusta, ci ha continuato a pervadere e a portare avanti un discorso che era molto semplice. Non posso negare che far parte di un partito come questo, un partito strutturato, un partito che noi alla fine ricercavamo perché aveva una struttura, ci ha consentito anche di essere sostenuti, ma sostenuti non in termini economici, sostenuti in termini di idee, in termini di pungolatura, anche con la semplice fissazione di date per fare gazebi, per fare eventi, per fare pullman, per fare manifestazioni. È stato quello che ci ha insegnato, a noi che comunque venivamo da un mondo ben distinto e comunque preparato ad una certa strategia, anche se vogliamo ad una certa struttura organica del partito. Ci ha insegnato ancora tanto, ci ha insegnato che avere il partito alle spalle è una cosa importante, ci ha insegnato che saper mettersi alla disciplina di partito. Cosa succedeva in Calabria fino a quel periodo? Succedeva che oggi ti candidavi con un partito, non ti andava bene, il giorno dopo ti candidavi con un altro partito e così via, era una cosa naturale. Quello che diceva Peppe Bellachioma è vero, noi abbiamo semplicemente fatto e mutuato quello che la Lega ad un certo punto aveva mutuato dai vecchi partiti tradizionali della destra. Semplice. E quei principi noi li abbiamo portati avanti. Da allora abbiamo partecipato a diverse manifestazioni, abbiamo partecipato a diversi eventi, a altri tipi di evoluzioni che ci hanno poi consentito anche di organizzarci in una struttura. Io sono diventato segretario regionale del partito, che ho strutturato sul territorio e che ha portato avanti fino a queste elezioni del 4 marzo del 2018. Vedete, la Lega prima del 4 marzo del 2018 era un'altra cosa, oggi è sicuramente molto più forte. La nostra elezione al Sud ha sicuramente molto da ringraziare al segretario federale Matteo Salvini, però se entriamo nel dettaglio, ognuno di noi ha messo qualcosa. E ha messo qualcosa proprio perché ha avuto l'opportunità di avere una struttura che ha insegnato come a sua volta, scusate il gioco di parole, bisognava strutturarsi sul territorio. Prendo e vi esplodo soltanto il dato calabrese. La Calabria passa dallo 0,22 del 2013 al 5,87 del 2018. Allora io cosa ho analizzato? Su 404 comuni, nell'arco dei 5 anni di mia reggenza e quindi di mia strutturazione sul territorio, sono riuscito a toccare, ma per questioni di tempo, soltanto il 30% di questi 404 comuni. In questo 30%, a differenza del dato regionale complessivo del 5,87, noi abbiamo preso dei dati molto più alti. Perché in quei paesi, in quelle città, avevamo gruppo di lavoro strutturato, tesserati, militanti, sezione. E abbiamo preso dei dati che superavano il 5,87, quindi arrivavano al 10, al 20%. Nelle altre realtà, dove non eravamo riusciti a toccare nulla, cioè non siamo riusciti neanche a passare, neanche per andare a dare un bigliettino per la contingenza temporale, abbiamo preso un dato che oscillava dal 3,8 al 4,20. È quello il dato che ha portato Matteo Salvini in Calabria, dal 3,8 al 4,20. La sottrazione tra questi due dati ci genera un dato dell'1,60. Questo dato dell'1,60 equivale a 15.000 voti in Calabria, che sono quelli che sono stati generati grazie al lavoro effettuato negli ultimi 5 anni sul territorio. Questo, perché voglio dire questo? Perché indipendentemente da quello che è il tema della crescita della Lega sul territorio, della crescita della Lega al Sud, è importante, e anche lo voglio dare un contributo al Centro Studio Machiavelli anche per il prossimo futuro, ma lo do con proprio, cioè
perché capisco che è un lavoro molto importante e che può servire soprattutto alle future generazioni. L'impegno in politica che parte e riparte dalla sezione, riparte dal tesserato, riparte dal militante, riparte dal gazebo vero. Ricordo i primi gazebi dove qualcuno aveva l'imbarazzo di aprirli perché non sapevano quali potevano essere le reazioni, e comunque il territorio meridionale, il territorio calabrese non era preparato a quel tipo di politica. Allora questo modo di fare ha generato, quindi noi siamo qui grazie a Matteo Salvini, ma abbiamo lavorato. Oggi siede un calabrese alla Camera dei Deputati, un calabrese che è riuscito ad entrare con un colpo di reni, che è quell'1,60 che ha dato la struttura, perché sennò facendo i conti noi non saremmo riusciti ad entrare. Le cose oggi sono molto più grandi, quindi il 4 marzo siamo arrivati alla nostra terza fase, oggi siamo alla quarta fase, nasce la Lega per Salvini Premier, una Lega che contempla la nascita delle leghe regionali che si federano e formano questo soggetto, un soggetto che diventa di carattere nazionale. Allora, io sono partito da un ambito, tra virgolette, nazionalista, da un ambito nazional popolare, ma adesso ci approcciamo a far parte di un partito federale. E badate, federale non vuol dire secessionista, federale non vuol dire separatista. Federale vuol dire portare una nuova prospettiva di responsabilità sui territori. Poi capisco che ci vorrebbe un altro convegno per aprire le diverse sfaccettature in ambito scolastico, in ambito sanitario, eccetera, eccetera. Però un primo approccio si sta facendo. E questo approccio che noi stiamo portando in Calabria è un approccio che facciamo con la Lega alla riscoperta dell'identità territoriale. Noi in Calabria abbiamo tirato fuori i simboli, grazie a quella mentalità abbiamo tirato fuori non soltanto l'Alberto da Giussano, anzi prima avevamo solo quello lì, ma abbiamo tirato fuori i simboli della nostra regione. Ogni convegno vede la presenza di quello che prima non c'era, della bandiera regionale calabrese. Anche questo è uno step in più, uno step che ci consente di andare avanti. Ciao Pino. Dicevo, uno step successivo che ci consente di portare qualcosa in più a questo progetto, un progetto che sicuramente ci ha arricchito, un progetto con il quale ci siamo arricchiti a vicenda in termini di contenuti, in termini di crescita, un progetto che ovviamente non si ferma qui e va avanti per dare l'opportunità ai cittadini, per dare l'opportunità alle nuove generazioni di poter portare sui territori delle novità, novità come per esempio l'Accademia, la prima Accademia Federale di Formazione Politica che c'è al Meridione. In Calabria non si era mai visto. Quando noi eravamo adolescenti, quando eravamo più giovani, sognavamo di poter partecipare ad una scuola, ad un'accademia di formazione. Oggi, grazie a questo partito, grazie alla mentalità del segretario federale Matteo Salvini, questo è possibile sui territori. Ed in Calabria c'è un'accademia di formazione che contempla la presenza di 120 iscritti, amministratori, sindaci, consiglieri comunali, dirigenti di partito, che una volta ogni 15 giorni hanno l'opportunità di confrontarsi con un deputato, un senatore, un viceministro, un ministro, che scendono sul territorio portando un nuovo messaggio, un messaggio che cambia il paradigma. Non più il cittadino, il meridionale, così come è stato abituato alla corte del politico, alla corte del deputato, alla corte del ministro, ma la classe dirigente che scende sui territori per donarsi o comunque per portare quello che è il lavoro che si sta facendo sul governo. Poi noi non sappiamo quello che sarà il prossimo futuro, o meglio speriamo che le cose vadano avanti e che noi riusciamo a tradurre ancora di più e sempre con più vigore quello che è quel contratto di governo in azioni concrete. Questa è la missione. Come diceva Peppe, non possiamo fare miracoli, però credo che ad oggi, se voi pensate a 6-7 anni fa, quando la Lega era Lega Nord, pensate alla se c'era la possibilità di poter eleggere dei meridionali con questo partito alla Camera dei Deputati, era una cosa impossibile da credere. Quindi
c'è voluto un po' di tenacia, c'è voluto molto sacrificio, però il treno non si ferma. Questo è un soggetto politico che ha ancora tanta voglia di andare avanti e che investe sul territorio e che investe soprattutto sui giovani. Io, questa è la mia testimonianza, non sappiamo quello che ci dice il futuro, però sarebbe bello pure magari dopo rispondere a qualche domanda al fine di poter approfondire l'argomento. Grazie.